5 giugno 1967. Scoppia la terza guerra arabo-israeliana. Lo Stato di Israele travolge quelli arabi, rivelando al mondo la sua potenza aggressiva. Qualcuno comincia a parlarne come della Prussia del Medio Oriente. L'esercito israeliano è ultramoderno ed efficiente. La sua guerra è rapida e brutale. Napalm e fosforo bianco. In 5 giorni, il 10 giugno, la guerra è vinta. Gli israeliani conquistano la Cisgiordania, la zona di Gaza, il Sinai, le alture di Golan, territori ancora oggi occupati. Sul ponte Allenby, nelle tragiche giornate del giugno 1967, si affollano centinaia di migliaia di arabi palestinesi che lasciano per la seconda volta, taluni per la terza, terra e case che erano loro e si trasformano in profughi. Che cosa li attende? La nostra rivoluzione è scoppiata per dimostrare che il popolo palestinese non si arrenderà e non si inginocchierà. E non fuggirà. Il nostro popolo ha aspettato 17 anni per tornare nella sua terra. Ma cosa è successo? Una dispersione ancora più grande, una repressione più spietata. Per questo, oggi preferiamo parlare poco. Siamo delusi delle parole. Adesso la parola è alle armi. Dispersi per 17 anni, cacciati dalla nostra terra. 17 anni di colonizzazione esercitata dagli invasori sionisti. Essi sono appoggiati dall'imperialismo guidato dagli Stati Uniti. Nel consolidare l'aggressione contro il nostro popolo. Noi non combattiamo per amore del combattimento, ma perché siamo ormai convinti che questa sia l'unica via per recuperare i nostri diritti calpestati. Abbiamo dichiarato più volte che non siamo razzisti, ma fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Non siamo contro gli ebrei. Con loro abbiamo vissuto secoli e secoli. Siamo invece contro il sionismo. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. Siamo certi che saranno a fianco del nostro piccolo ma coraggioso popolo. Questo popolo che combatte questa battaglia e la combatte per il bene dell'umanità intera. Ciò rappresenta un anello della catena dei movimenti di liberazione internazionale che difendono la libertà dell'uomo dovunque. Nel Vietnam, in Africa o in America. Da qui sorge la forza della rivoluzione. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Noi sappiamo che la strada è lunga, difficile e dura. Sappiamo anche che per arrivare al nostro obiettivo abbiamo di fronte una guerra a lunga scadenza. Ma siamo decisi a continuare nella rivoluzione fino alla vittoria.
La nostra inchiesta è partita dai campi profughi in Giordania. Ve ne sono decine e decine disseminati in tutto il paese. Molti sono accampamenti di tende. Ma i più oggi sono composti da una miriade di piccole scatole in alluminio e zinco. Bollenti in estate, gelate d'inverno. Gli arabi palestinesi sono 2.350.000. Di essi solo 300.000 sono restati nell'attuale Stato di Israele. Gli altri, 2 milioni, sono rifugiati in Giordania, nella striscia di Gaza e in altri paesi arabi. La diaspora ha portato molti ancora più lontano, in Germania, Inghilterra, Stati Uniti. Il grosso dell'esodo si è fermato qui in Giordania, circa 1.500.000. Vi sono arrivati in 3 grandi ondate. La prima nel 1947, quando 400.000 arabi furono espulsi dalla loro Palestina per lasciar posto all'insediamento di coloni israeliani. La seconda nel 1956, quando gli israeliani tentarono l'avventura di Suez. La terza col conflitto del 1967, quando le truppe israeliane hanno occupato la Cisgiordania. Tra i 3 grandi esodi, migliaia sono i palestinesi che hanno lasciato Israele a piccoli gruppi per sfuggire alle severe misure che hanno reso gli arabi cittadini di secondo rango, soggetti a una pesante discriminazione razziale, religiosa, sociale. La condizione del profugo palestinese è un fatto unico nella storia degli ultimi decenni. Si tratta di un popolo letteralmente sradicato dalla sua terra e dalle sue case, di una nazione cancellata dalla carta geografica del mondo. Nulla è stato lasciato loro, né i beni materiali, né la storia, la tradizione, la cultura, il tessuto naturale che fanno un popolo e una nazione. Giuridicamente non si tratta di cittadini di uno Stato. Sono profughi e rifugiati, nient'altro. Costretti a vivere in questi immensi campi di concentramento, non hanno alcuna possibilità di riaggregazione sociale, di inserimento in una società, sia pure straniera, che non sia quella fissata dal recinto del campo. Qui vivono e vegetano, alla mercé della carità internazionale. Un ufficio speciale delle Nazioni Unite, l'UNRWA, provvede all'assistenza. Ogni 15 giorni arrivano nei campi camion di viveri, distribuiti da funzionari distratti e indifferenti. La razione alimentare è pari a 1.500 calorie al giorno, 1.600 d'inverno. Essa non prevede carne, verdura, latte, frutta. Poche patate, un pugno di riso, qualche grammo di zucchero, un po' di farina. Non stupisce che la mortalità infantile tocchi cifre impressionanti, che le malattie proprie della denutrizione dilaghino. D'inverno in particolare, dicono tutti, ci si è abituati all'infinita e quotidiana ripetizione di funerali di bambini e vecchi, primi a soccombere perché più deboli. Il medico dell'UNRWA passa anche lui ogni tanto, impotente di fronte a una situazione in cui il male è endemico. Non vi sono scuole per i ragazzi, appena qualche tentativo modesto e insufficiente di formazione professionale. Nella miseria e nell'inerzia, solo l'istinto di sopravvivenza induce a cercare un minimo di aggregazione e organizzazione sociale. Piccoli lavori, squallide botteghe, qualche disperato tentativo di far crescere una pianta. Per i più è l'allucinante noia dell'attesa, del tempo che non passa, e con essa l'incertezza, il buio dell'avvenire.
Ci raccontano che la giornata viene spesso riempita da storie interminabili che rivanno al passato, col rimpianto dei giorni in cui ciascuno poteva dire: ecco, questa è la mia casa, la mia terra, la mia patria. La speranza si era offuscata nella rassegnazione. I vecchi perché profughi da 20 anni. I ragazzi perché nati qui, in questi campi, senza avere mai conosciuto la propria patria. Questa era la condizione del profugo fino al giugno 67. Da allora molte cose sono cambiate, per due ragioni principali. Prima, l'arrivo di altri 400.000 profughi, stanchi di fuggire e decisi a ribellarsi più che a un ignoto destino, ad una realtà imposta dalla potenza militare israeliana. Seconda, la resistenza nei territori occupati. È stato come un flusso di sangue nuovo nel processo di disgregazione umana e sociale che aveva colpito i profughi degli anni precedenti. La metamorfosi è stata complessa, ma rapida e sicura. Al momento della nostra inchiesta sarebbe difficile parlare ancora di profughi. Si sono già trasformati in combattenti. Sono divenuti un popolo che costruisce già, nel corso stesso della lotta, la nazione di ieri e di domani. Nella valle del Giordano vi è una frontiera fittizia che nessuno accetta più. Questo è il nuovo ponte di Allenby, a pochi metri dagli avamposti israeliani nella Giordania occupata. Sul ponte transitano gruppi di arabi. Vanno e vengono su quest'unico punto di passaggio tra due territori che sono entrambi loro, abitati da una stessa gente. E il ponte è come un punto di contatto ideale tra due resistenze, quella che si organizza nei territori occupati e quella dei campi profughi. Pace che vediamo è solo apparente. Questa è una terra calda, dove la guerra continua da 3 anni. احنا يا اخوان بنرحب بكم وبنرحب بكل شعب حر. Vi diamo il benvenuto e lo diamo ad ogni popolo libero. All'Italia, alla Russia, al mondo intero. Questi colpi sono dell'America. Colpi di Nixon che fornisce di bombe Israele. Eccola l'America. Questi sono i colpi di Nixon. Mi auguro che le case di Nixon siano colpite come le case degli inermi in Giordania, in Palestina e al Cairo.
Appoggiamo i fidaim, dovunque essi siano. Vuoi rimanere in questa casa? Io ero in questa casa e vi rimarrò. Recupereremo la Palestina, una terra più cara dei nostri figli e della nostra vita. Palestina, Gerusalemme. Torneremo a qualsiasi condizione. Appoggiamo i nostri fratelli fidai. Le nostre risorse sono a loro disposizione. Questa casa era nostra. Israele l'ha distrutta con missili francesi sui quali è scritto Made in France 1969. Questa tenda è ora la nostra casa. Perciò noi chiediamo il diritto di riavere una patria che sia nostra. Qualcuno di voi ha subito danni? Sì. Mia madre, i miei cugini, l'intera famiglia. Feriti? No, tutti morti. Perciò noi rivendichiamo il diritto di un ritorno alla giustizia. Come rinasce un popolo? Prima di tutto con un lungo lavoro di preparazione politica. Qui siamo nella regione di Irbed, a pochi chilometri dalla frontiera israeliana. La milizia popolare di Al-Fatah, una delle prime organizzazioni create dai palestinesi, lavora con la popolazione giordana. L'intera regione è sottoposta a frequenti bombardamenti israeliani. Molti suoi abitanti avrebbero voluto andare via, ma i miliziani insegnano loro a difendersi dalle bombe, a costruirsi rifugi, a provvedere alla propria sicurezza. È un momento importante nella formazione della coscienza di chi sovente ha conosciuto solo la paura per un nemico più potente e agguerrito. Uno dei momenti di mobilitazione civile, fondamento di ogni guerra che voglia essere di popoli. Le bombe ora continuano a cadere, ma la gente raggiunge ordinata i rifugi, diviene consapevole dei pregi dell'organizzazione collettiva, riduce il numero delle vittime. Rifugi per tutti. Ma mentre ancora si lavora su questo obiettivo, i primi rifugi sono per i bambini e gli anziani. Sapevi che tuo figlio lavorava con la rivoluzione? Sì. Non hai provato ad impedirglielo? No. Perché? Perché colui che non ha patria non ha onore. Come hai saputo che lui è caduto? Sono venuti. Chi è venuto? Sono venuti i fidaim, i compagni. Ci hanno detto che Mohammed è stato colpito e di andare a vederlo. Allora ho avuto il presentimento che lui fosse caduto. Ho messo le dita alle orecchie e gridato di gioia. E perché di gioia? Perché è caduto da martire, amato dal suo Dio, meglio di chi muore da carogna. E tu sei la moglie del martire? Sì. Questo è tuo figlio? Sì, è mio figlio. Quanti anni ha? Ha 35 giorni. Quando tuo figlio sarà cresciuto, ti farà diventare un fidein. Glielo impedirai? No, non glielo impedirò. Sarò contenta se mio figlio diventerà un fidein e prenderà le armi al posto di suo padre. Ogni uomo, ogni popolo che ci vuol bene e che ci aiuti, speriamo che Dio lo aiuti e lo sostenga. Noi ora difendiamo il nostro paese per poterci tornare. Colui che non ha paese non ha dignità. In verità noi e Israele siamo tutti figli di Eva e di Adamo, ma che Dio sia lodato, c'è quel sionismo che divide la gente. Sempre con questi ebrei occidentali abbiamo vissuto insieme bene, ma poi sono venuti il sionismo e la Ghana a cacciarci dal nostro paese. Ha ucciso i nostri uomini. Ha fatto sì che il mondo intero ci abbia detto: andatevene a morire ammazzati e siate profughi.
Eppure stavamo bene nella nostra terra. Adesso io chiedo che il grande, il piccolo, il vecchio, il giovane, tutti difendano il nostro paese per recuperarlo insieme alla nostra dignità. Adesso siamo tornati ad avere l'onore con la rivoluzione. Prima niente. Che Dio sostenga i Fidain e gli dia la vittoria. Quando, tornata a casa, hai trovato le donne che piangevano perché era caduto tuo figlio, eri molto addolorata? No. Il proverbio dice che i giorni della vita sono contati ed uno deve lottare quando è inevitabile. Cosa hai detto alle donne? Il martire è l'amato di Dio, il martire per la patria. Speriamo che anche noi come lui diventiamo martiri. Perché piangere per lui? Se io piango per mio figlio e ogni donna piange per il suo, perdiamo il nostro paese. Solo i figli possono difenderci. Che Dio sostenga la rivoluzione e conceda la vittoria. Tu sei il padre? Sì. Cosa hai provato quando hai saputo che tuo figlio era caduto? Ringraziamo il Dio. Lui è caduto martire per la sua terra. Non eri triste? No, non ero triste. Il nostro movimento, nei suoi primi anni di attività, ha conosciuto la repressione in conseguenza delle attività dei guerriglieri. Il comando militare arabo unificato dispose di catturare ogni membro di Al-Fatah e diede ordine alla stampa di non pubblicare nessuno dei nostri comunicati. Non è un segreto che per un certo periodo siamo stati perseguitati in tutti i paesi arabi e che in tutti i paesi che circondano Israele avevamo prigionieri. Ogni speranza è crollata con la sconfitta del 67. Il combattente palestinese è rimasto solo con le armi in pugno. Questo combattente voleva vincere la disperazione che incombeva nel mondo arabo e respingere il mito secondo cui l'arabo è codardo. I Fidain hanno combattuto a Karame. La loro resistenza ha conquistato alla causa della rivoluzione le masse popolari. La propaganda orale qui ritorna alla sua definizione classica di agitazione, di azione politica diretta. Assistiamo a uno dei tanti comizi destinati al risveglio delle coscienze. L'oratore parla e poi si apre una fitta discussione attraverso l'uso dei biglietti che pongono le domande, come vuole una lunga tradizione. Quel che si cerca è un rapporto reale e concreto con le masse, un contatto continuo e permanente. Per la prima volta questi profughi sentono parlare e discutono dei loro problemi. Sono chiamati a organizzarsi e di questa organizzazione diventano i protagonisti. Nella loro vita qualcosa di profondo cambia. Che lavoro fai? Operaio. Quando sei emigrato dalla Palestina? Nel 1948. Dove hai vissuto? A Betlemme. Cosa hai fatto dopo essere andato via da Betlemme? Sono andato a Suele, in Transjordania. Perché combatti? Combatto contro degli stranieri, sionisti aiutati dall'imperialismo e dalle forze reazionarie. Ci hanno cacciato dopo aver invaso il nostro paese. Abbiamo provato a lavorare di giorno e combattere la notte. Io voglio combattere. Così pure mio figlio e mia figlia vogliono combattere per riavere la nostra terra. Hai combattuto nella rivoluzione del 1936? Sì, ho combattuto nel 1936, nel 1948 e nel 1967. E adesso perché combatti?
per riconquistare il nostro paese a qualsiasi prezzo e per recuperare i nostri beni usurpati dal sionismo internazionale. In una lotta dura, poco conosciuta e talvolta incompresa come quella del popolo palestinese, anche l'azione di propaganda scritta è un elemento centrale. Siamo entrati nella più importante tipografia di Al-Fatah, organizzata su basi cooperative. Vi si stampa un quotidiano, divenuto l'organo ufficiale di tutta la resistenza palestinese. Di qui partono per i diversi paesi arabi, ma soprattutto per le masse palestinesi, manifesti, volantini, altri giornali destinati alla mobilitazione. Molti arriveranno anche nei territori occupati attraverso i canali clandestini della resistenza. Qui si combatte anche un'altra importante battaglia. La guerra moderna è anche una guerra psicologica. Una grande attenzione è dedicata perciò alla raccolta di notizie da ogni paese arabo e soprattutto da Israele. Registrate, studiate, selezionate, esse diventano un materiale prezioso di informazione e di contrattacco, o si trasformano in parole d'ordine, slogan, direttive. היום הזה אנשים מאורעות בחדשות. Questo materiale, queste notizie, in qualche caso le stesse trasmissioni televisive di Israele, registrate e riprodotte, vengono diffuse in riunioni, in conferenze stampa, a cui sono presenti giornalisti di ogni paese. Altre riunioni, altre assemblee. Qui, nella sede dei sindacati di Amman, il pubblico, più che da profughi palestinesi, è composto quasi interamente da operai giordani. أبناء الطبقة العاملة الباسلة ليس غريبا أن نلتقي اليوم. Figli della coraggiosa classe operaia, non è da meravigliarsi se noi ci incontriamo oggi per celebrare l'anniversario della rivoluzione, perché questa è la rivoluzione degli operai, dei contadini e del sottoproletariato. È la rivoluzione di tutto il popolo. È una rivoluzione contro l'occupazione straniera, contro il sionismo e contro il suo alleato e protettore, l'imperialismo mondiale. In una società come la nostra, la classe operaia subisce la persecuzione di coloro che sfruttano e un'altra ancora più grande, ossia quella degli occupanti sionisti che hanno disperso il nostro popolo. Fratelli, la classe operaia che svolge un ruolo essenziale nella società è anche in grado di svolgerlo nella lotta. Ma questo non è possibile se essa non è organizzata in sindacati, se ogni suo membro pensa solo a se stesso, fuggendo la battaglia essenziale. Essa può svolgere questo ruolo se si organizza, si unisce e indirizza la sua volontà precisa e unita. Dovete organizzarvi in sindacati. Questo è il mezzo che vi fa forti e capaci di far fronte ai vostri nemici. Così si uniscono la lotta sindacale e la lotta nazionale, due momenti di una sola lotta. Perciò dovete organizzarvi per liberarvi dalla persecuzione dei vostri sfruttatori, per partecipare alla liberazione del paese dalla persecuzione della presenza sionista, forte dell'appoggio dell'imperialismo mondiale. Voi certo sapete che non era possibile, anche solo due anni fa, riunirvi per parlare dei vostri diritti. Ma lo sviluppo della vostra rivoluzione è sotto la tutela dei fucili della vostra rivoluzione.
e in forza di questo siete divenuti capaci di organizzarvi per rivendicare i vostri diritti. Se uno va nei campi profughi, vedrà le milizie popolari e i gruppi che si addestrano e le bandiere che sventolano. La gente vive in una condizione diversa dal passato. I campi erano oggetto giornaliero di persecuzione. Quei campi che i delinquenti della pubblica sicurezza avevano fatto oggetto della loro oppressione e idiozia sono adesso campi di combattenti. Le masse del nostro popolo devono essere mobilitate, armate e organizzate, perché la forza della nostra rivoluzione, la fonte principale della sua forza, sta nella forza delle nostre masse. Alcuni dicono che ci sono divergenze ideologiche tra noi. Vorrei dirvi che non ci sono divergenze ideologiche tra le varie organizzazioni. Ciò che esiste è lo scatto in avanti delle parole d'ordine. Noi crediamo che ogni divergenza, ideologica o politica, potrà essere superata, che possiamo trovare un accordo contro il nemico comune. Questo nemico non distingue fra uomo e uomo. Il nemico non crede che un individuo pensi in un modo e l'altro in modo diverso. Quando ci ha perseguitato e disperso, non ha distinto fra uomo e uomo. Quando bombarda le nostre case e le nostre città, non distingue tra l'uno e l'altro. Noi non chiediamo a nessuno di rinunciare alle proprie idee, ma crediamo ci sia una prospettiva che può unirci per combattere il nemico straniero. La mia condizione nel campo dei profughi è pessima, ma noi non ci disperiamo, né possiamo restare in silenzio. Dal momento che resistiamo e ci difendiamo e abbiamo un movimento partigiano, speriamo, se Dio vuole, di avere la vittoria. I sionisti non possono niente. Ci hanno cacciato via per 20 anni e vogliono farci tacere per sempre. Noi abbiamo aspettato per 20 anni, finché siamo riusciti a darci una personalità. E non restiamo in silenzio, fino a che non avremo ripreso il nostro paese. Se vogliono vivere con noi in pace, va bene. Se non vogliono, possono andare. Tuo marito è caduto a Karame. Sì. Mio marito è caduto a Karame e mi ha lasciato 8 figli, 4 maschi e 4 femmine. Io li offro alla resistenza. Se è necessario, cadano pure come il loro padre. Ma che liberino il paese. Per ogni uomo che muore, un altro torna in Palestina. Anch'io sono pronta ad andare a lottare. E se dovessi cadere, basta che nel nostro paese ritorni il mio vicino e i figli del mio vicino. Credi, Mali, che noi torneremo nel nostro paese? Certo, se Dio vuole, certo, torniamo. A dispetto di quanti vogliono impedircelo, grazie a Dio. Siamo forti. Noi resistiamo. Abbiamo partigiani e fidaini. Dobbiamo tornare. Dobbiamo dire sempre, dobbiamo tornare. È impossibile dimenticare, impossibile tacere. Anche se rimane un piccolo bambino. Anche questa ragazza muta che mi sta accanto, lotta, si prepara. Anche lei che non sa parlare. Allora come possiamo tacere? بتناضل وبتجادل العمالة بتتدرب على السلاح وعلى كل شيء لحتى تنزل تناضل الخرسة اللي هي بتحكيه يعني كيف احنا نسمع
Al-Vedat, il più vecchio campo profughi di Amman, i rifugiati del 1947 si sono costruiti le case. Sono diventati parte della città. Stiamo per assistere a qualcosa di inconsueto per il mondo arabo. Si prepara una manifestazione destinata alle donne. Ci colpisce subito la naturalezza con cui queste donne si muovono e si organizzano. Si è operata nel vivo della lotta una rottura profonda col costume, con la storia, con la stessa collocazione sociale della donna. Le madri, le sorelle, le mogli dei combattenti, ci dicono, non possono essere un elemento accessorio dell'organizzazione. In una lotta fatta di sacrifici, anche loro sono protagoniste, in primo piano e in prima persona. وتكون الألوان أحيانا أخضر وأسود أو أحمر وأسود وتشبه أكثر الرسومات المستعملة بقرية لستة لقرب البلدين على بعض. Dopo il comizio assistiamo a un ballo popolare. Ma è qualcosa di più che un momento di svago, uno spettacolo. È il recupero attraverso il ballo, che è palestinese, della propria tradizione popolare, del proprio folklore nazionale. Lo ritroviamo anche nei costumi che alcune ragazze profughe di 20 anni hanno indossato con fierezza in questi mesi.
L'azione politica e di propaganda non basta. Per mobilitare un popolo c'è bisogno di concretezza. Questa gli dà il senso fisico immediato che la sua condizione umana è mutata. L'assistenza medica, la costruzione di un sistema di sicurezza sociale e popolare diventano le prime realizzazioni di Alpha Tau. Il lavoro medico è un grande canale di mobilitazione delle masse, il primo segno tangibile del mutamento della propria condizione, un legame vivo e diretto tra il presente e l'avvenire. Una delle principali realizzazioni della rivoluzione è la mezzaluna palestinese, costituita nel gennaio 69. Questo è un grande deposito di medicinali ad Amman. A fianco di militanti di Alpha Tau vi lavorano giovani e studenti provenienti da diverse parti del mondo. Qui si raccoglie il primo frutto tangibile, l'aiuto materiale, di una solidarietà crescente, di una nuova attenzione dell'opinione pubblica mondiale verso il problema palestinese. Quali sono i servizi medici che svolgete? Offriamo un servizio medico ai combattenti, alle masse del popolo, sia nei campi profughi che nei villaggi limitrofi alle basi militari. Per quanto riguarda le masse, noi svolgiamo attività di educazione politica e attività di educazione igienica, necessaria perché per un lungo periodo sono rimaste prive di ogni servizio medico. Si voleva che i bambini di questi campi morissero ancora piccoli. Era una delle operazioni di eliminazione del popolo palestinese e del nome stesso di Palestina. I nostri servizi, la nostra azione, vogliono ridare vita a questi bambini e poi prepararli per la rivoluzione, per salvare il nome della Palestina, le strutture del suo Stato, attraverso la guerra popolare armata. L'inverno è duro per molti mesi e raramente i bambini vengono curati. Adesso ci sono i servizi che Alpha Tau offre. L'importanza del nostro lavoro è che esso non è solo umanitario, ma anche rivoluzionario. Crea nelle masse la coscienza di ciò che serve loro. Ed è un lavoro militare, perché protegge i combattenti durante il combattimento. E inoltre, i medici arabi si vengono formando come medici capaci di stare con il proprio popolo, sentire i suoi dolori, vivere con i combattenti e comprenderne i problemi. L'azione che noi svolgiamo non è certo a livello di ciò che fanno le organizzazioni internazionali, perché le nostre possibilità sono ancora limitate. Ma intanto stiamo creando una struttura che si contrappone alla struttura dell'UNRWA, l'Ufficio delle Nazioni Unite di Assistenza e Lavoro. L'UNRWA faceva venire da fuori i medici, cui pagava alti salari. La maggioranza di questi medici non proveniva dal popolo e lo trattava come se facesse la carità. Noi diamo il servizio medico al popolo come un suo diritto, perché il popolo è la fonte della nostra rivoluzione e la nostra forza. L'istituzione dell'UNRWA è pervasa di spirito di carità, è il riflesso di ciò che il mondo offre per mettere in pace la sua coscienza o per andare incontro a un articolo all'ordine del giorno dell'ONU. Le masse hanno il diritto di chiedere alla rivoluzione i servizi medici e noi possiamo cominciare a dimostrare cosa significa servizio medico popolare. Le masse del nostro popolo e le masse della Transgiordania sono abituate a essere tutelate da associazioni mediche straniere e imperialiste, cioè dai tempi del colonialismo. Queste associazioni si limitano a offrire elemosine, cibi, coperte. Un medico rivoluzionario deve stare col popolo. A mio parere, oggi i migliori medici sono quelli che sanno usare i fucili, che combattono per la loro terra e per proteggere i combattenti della rivoluzione da ogni danno. Come ti chiami? Laval. Da quando lavori qui? Da 2 anni. Perché hai deciso di venire?
perché mio fratello è caduto. Noi tutti siamo venuti qui. Da dove? Da Ramla. C'è qualcun altro della tua famiglia che lavora per la rivoluzione? Naturalmente, tutti. Come ti chiami? Hassan Mahmoud Khaled. In quale battaglia sei stato ferito? A Swan Berkay. Quando? Circa 3 mesi fa. Da quanto tempo sei nel movimento? 2 anni e mezzo. Sì, 2 anni e mezzo. Come ti sei sentito? Veramente il mio morale è sempre stato alto. E non mi sono rammaricato, perché ciò che ho fatto era il dovere di ognuno di noi. Come si è svolta l'operazione? Siamo entrati in azione nei territori occupati. Ci hanno teso un'imboscata. Siamo avanzati, abbiamo combattuto e sulla via del ritorno sono finito in un campo minato. Puoi spiegarci perché hai il viso coperto? Perché i miei familiari sono ancora nei territori occupati, a Gaza, e temo che gli israeliani, riconoscendomi, possano esercitare ritorsioni sulla mia famiglia. Io sono un chirurgo, lavoro all'ospedale di Fatah. Sono venuto da Aden, dove vivevo molto comodamente, ma lì c'era l'imperialismo britannico. Ho saputo della lotta dei nostri combattenti, dei loro sacrifici. Questo mi ha fatto sentire colpevole di fronte alla causa palestinese, che era la mia causa. Ho perciò abbandonato la vita di laggiù, gli alti onorari, e sono venuto ad arruolarmi nella rivoluzione, insieme ai combattenti. Qui nell'ospedale siamo al servizio dei fidaini e ho scoperto che la nostra è una vita reale, una vita che dimostra come noi stiamo ritrovando l'unità di popolo nella lotta. Ma noi siamo anche un popolo che ama la pace. La vita qui è la stessa per il medico e il combattente, e non c'è differenza tra noi. Mangiamo allo stesso tavolo, dormiamo negli stessi letti. E insieme discutiamo di come torneremo nel nostro paese e di come aiutare i nostri bambini che patiscono il freddo e le malattie. Dopo l'assistenza medica, l'istruzione è il secondo fronte. Questa ragazza recita una poesia che racconta di un giovane arabo arrestato nei territori occupati e chiuso in un carcere buio. Mi hanno rinchiuso, dicono i versi, ma sono rimasto a testa alta. Mi hanno trascinato nel fango e sui fili spinati, ma la mia fronte è rimasta alta. La scuola è organizzata dall'Istituto dei Servizi Sociali, costituito proprio per offrire alle famiglie dei partigiani caduti aiuti finanziari, sanitari, educativi e per intervenire quando nei campi profughi ci si trova di fronte alle situazioni più drammatiche. A scuola questi ragazzi imparano la storia di un paese, il proprio, che non hanno mai conosciuto. Accedono a un'istruzione da sempre negata. Parliamo con loro,
quando ci dicono dell'importanza di essere istruiti perché una guerra di liberazione non si costruisce sull'ignoranza, avvertiamo la precoce maturità che viene dall'aver sofferto. Dove non arriva l'istruzione come scuola, si creano centri professionali. Anche qui per insegnare un lavoro e con esso dare il senso di una riaggregazione sociale fondata sulla certezza del proprio avvenire. Come ti chiami? Khadija Mustafa Abdullah. Da dove vieni? Da Nazareth. Dove è caduto tuo padre? È stato ucciso nella valle di Bizan. Dove abitavate? A Irbeg. Sei ancora lì? Sì. Come sei venuta in questa scuola? Dopo che è stato ucciso mio padre, ci è arrivato un annuncio del movimento di Fatah. Era stata aperta una scuola per i figli dei combattenti uccisi. Così sono stata portata a studiare qui. Cosa facevi prima di entrare nella rivoluzione? Ero nei territori occupati. Facevo un lavoro militare, trasportavo mine, aiutavo feriti, distribuivo lettere. E prima ancora? Ero studentessa. Cosa ti ha indotto a partecipare alla rivoluzione? Io credo nel mio paese e questo mi ha spinto a... Come mai sei partita dalle zone occupate? Si sono accorti di me, sono scappata dal carcere. E come sei scappata? Con l'aiuto di alcuni amici. Ragazza è la figlia di un caduto. È cresciuta nella tenda di un campo profughi. Parla nell'aula magna dell'Università di Amman. Una cura speciale viene dedicata ai figli dei caduti. È un modo per onorare i martiri, utilizzando anche qui con intelligenza gli spunti di un'antica tradizione. Ma è anche il modo di far sapere ai combattenti che patria non è una parola astratta. Se cadranno nella lotta, tutto il popolo adotterà i suoi figli, li farà crescere, studiare, realizzare quella vita migliore per cui il padre è caduto. Noi concentriamo il lavoro sulle nuove generazioni, perché dobbiamo salvarle dalle sofferenze della generazione passata. Inoltre, essa è la generazione che prenderà le armi per continuare il cammino rivoluzionario. Oh!
La lotta armata è lo sbocco della preparazione politica. Inconcepibile senza la mobilitazione civile, essa a sua volta diventa motore dell'impegno politico delle masse. Siamo entrati in un campo di addestramento situato nel deserto, organizzato da Al-Assifa, il braccio militare di Al-Fatah. La preparazione alla guerriglia è dura. Richiede tenacia, resistenza, intelligenza e una grande volontà morale. Il nemico da combattere è forte, abile militarmente, dotato di una tecnologia militare di prim'ordine, pieno di risorse. Centinaia di ufficiali israeliani sono stati formati negli Stati Uniti alle scuole dell'antiguerriglia. Lo stesso generale Dayan ha voluto passare alcuni mesi nel Vietnam del Sud per studiare le tecniche della guerra antipopolare. Qui invece bisogna spesso risolvere il problema pregiudiziale del rapporto tra uomo e armi, saldare insieme una storia di arretratezza e uno strumento moderno. In più, la guerriglia qui non ha un ambiente naturale adatto. Non vi sono né montagne né foreste, ma deserti e vallate pianeggianti. Per questo l'addestramento richiede un'attenzione particolare. L'azione armata è affidata più che al terreno e all'ambiente, all'uomo, solo con i suoi mezzi. La vera forza del combattente è il suo collegamento col popolo. Questo lo rende invincibile anche di fronte alla più moderna tecnica degli strumenti bellici. È il concetto che ci ripetono in ogni base guerrigliera. Si riuniscono in circolo, ci cantano le loro canzoni. Questa racconta dell'efficacia del Kalashnikov, l'arma automatica più usata. Ci parlano della loro vita e dei loro impegni. Yeah.
Il nostro, fratelli, è un movimento popolare emerso dalla coscienza del popolo come risposta alle condizioni politiche corrotte in cui vivevamo, da una parte noi popolo palestinese e dall'altra la nazione araba. Sappiamo cosa significa dispersione di un popolo contro il quale l'imperialismo occidentale, con l'aiuto del sionismo, ha diretto le sue forze. Questo è successo a noi. Sono passati non meno di 20 anni, nel corso dei quali aspettavamo che la coscienza internazionale si svegliasse e ci aiutasse a liberarci dalla disperazione in cui ci hanno costretto. Ma la coscienza internazionale restava assopita in un sonno profondo e non sentiva il nostro dolore. Il sionismo ha potuto lavorare travisando la realtà, dando immagini deformate. Perciò l'avanguardia rivoluzionaria di Al-Fatah ha ritenuto necessario seguire una via nuova nella riconquista dei nostri diritti. Questa via è un movimento di liberazione nazionale che crede nella guerra popolare di lunga durata. Una guerra che dipende dalla mobilitazione delle masse. Dobbiamo sapere cosa sono, cosa fanno, cosa chiedono. Noi viviamo nei villaggi tra i contadini. Dobbiamo quindi sapere come trattare questa gente. Dobbiamo offrire diversi tipi di aiuto, dividere con loro gioie e dolori, collaborare al lavoro nei campi e nei frutteti. Dobbiamo essere presenti quando uno dei villaggi subisce un bombardamento, affrettarci a curare e trasportare i feriti. Inoltre, dobbiamo organizzare le masse che vivono intorno a noi per farne dei combattenti. Dobbiamo formarle ideologicamente per aumentarne la coscienza politica. Addestrarle a portare le armi formando quelle che si chiamano la milizia o le forze popolari armate. La milizia è il nostro sostegno determinante di fronte a due pericoli. Primo, il pericolo della controrivoluzione, che potrà essere scatenata dalle forze reazionarie per pugnalare il nostro movimento alle spalle. Secondo, il pericolo che il nemico possa trasferire la battaglia dai territori occupati ai territori arabi finora non occupati. Perciò addestriamo le masse, perché esse siano capaci di proteggere la rivoluzione e possano fornirci i combattenti. La base non è un mondo chiuso in sé. Un gruppo di miliziani è venuto da Amman per aiutare i guerriglieri a costruire strade e case, a scavare trincee e rifugi. A loro volta i partigiani dedicano qualche ora ogni giorno al lavoro nei frutteti, negli orti, nei campi della Valle del Giordano, abbandonati dai contadini. Garantire la produzione, riuscire ad essere autosufficienti, è un elemento base della lunga guerra di popolo, ma è anche un intenso momento di vita collettiva. In questa base abbiamo trovato insieme contadini, studenti universitari, laureati a Cambridge. Il giorno non è fatto solo di azioni armate e lavoro nei campi. Si legge, si studia, si fanno corsi ideologici, si discute,
con una tensione morale e intellettuale che riporta ai fondamenti politici della lotta. Poi, alla fine della nostra visita, ci fanno assistere a un avvenimento di tutti i giorni, ma sempre importante. I preparativi di un'azione che si svolgerà tra poche ore di notte. Si studia ogni dettaglio: terreno, movimenti, obiettivi, tattica, strategia. Nulla deve essere lasciato al caso. Chi sono i Fidain? I Fidain sono i figli di questo popolo che è stato oppresso, cacciato dalla sua terra, privato del suo diritto di autodeterminazione e a cui finora è stato impedito di battersi per liberare la Palestina. La parola Fidai è derivata dalla parola Fida, che significa sacrificio. Sacrificio significa che uno muore per gli altri, per gli oppressi di tutto il mondo, per un futuro di riscatto in ogni angolo del mondo. Un secondo punto è la lotta armata. Che cos'è la lotta armata? Qual è la sua importanza politica? Il nostro popolo e la nazione araba in generale hanno svolto una lotta politica per più di mezzo secolo, ma questa lotta non è stata capace di realizzare i vari obiettivi delle masse nella liberazione e nella unità. Per quanto riguarda il nostro rapporto col movimento di liberazione nazionale nel mondo, esso si fonda su diverse basi. La prima è che noi tutti affrontiamo il nemico comune, cioè l'imperialismo internazionale guidato dagli Stati Uniti. In secondo luogo, noi siamo colonizzati dallo stesso nemico comune. Terzo, noi tutti abbiamo scelto l'unica via lasciataci per la liberazione, ossia la lotta armata. Quarto, tutti noi siamo appoggiati dalle forze amanti della libertà e della pace. Di qui il nostro rapporto con i movimenti di liberazione nel mondo, rapporto tra compagni di lotta. Per cui se noi aiutiamo il Vietnam, lo facciamo facendo esplodere una rivoluzione nella nostra terra, per liberarla. Lì, in Vietnam, un vecchio detto dice: se tu sei un rivoluzionario, fa una rivoluzione. Perciò, nostro compito è collaborare per la costituzione di un unico largo fronte esteso in tutto il mondo, dall'Asia all'Africa, all'America Latina e a tutte le forze progressiste. In tutte le parti del mondo, per la rivoluzione fino alla vittoria. La tensione e l'azione collettive, se debbono essere permanenti, come esige una guerra di lunga durata, sono sempre il frutto di un'adesione e una convinzione individuale. Il volontariato di una guerra popolare richiede sempre il massimo di responsabilità personale nello sforzo collettivo. Queste norme, ormai comuni nell'esperienza della lotta di liberazione dei popoli, le abbiamo ritrovate anche qui, in uno dei più giovani movimenti di liberazione nazionale. Sono stato incarcerato in Giordania quando il mio popolo cominciò a dare un nuovo avvio alla sua storia. Questo aveva suscitato i timori degli agenti imperialisti. Hanno cercato di seppellire la rivoluzione prima che essa maturasse e si concretasse. Così gli apparati di repressione giordana hanno incarcerato decine e decine di militanti dell'avanguardia palestinese che avevano iniziato la lotta già prima del 1967. Questa moderna e tetra costruzione di Amman è nello stesso tempo carcere e centrale della polizia politica giordana. Il regime giordano poteva allora esercitare ogni tipo di repressione e di tortura. Ma adesso, grazie alla crescita della rivoluzione, la reazione è stata arginata. Perché oggi noi ci muoviamo all'ombra dei fucili della rivoluzione, sotto la tutela di un potere politico nato dalla nostra forza armata, in lotta contro gli agenti dell'imperialismo.
La nascita del diritto della resistenza a vivere e combattere, sia pure in forme contrastate e complesse, come mostra la cronaca degli avvenimenti giordani, ha una data e un nome. 21 marzo 1968, Carana. 25.000 abitanti, 3 chilometri dalla linea di fuoco israeliana. Il commissario politico di Karame ci racconta la battaglia, divenuta ormai leggendaria. Ci sono arrivate informazioni che Israele intendeva scatenare a Karame un attacco con forze non inferiori a 3 divisioni corazzate, appoggiate da artiglieria pesante e da aerei da caccia, bombardieri, elicotteri. I responsabili di Karame hanno tenuto una riunione e la direzione di Al-Fatah fu convocata per prendere una decisione: fermarsi e combattere oppure ritirarsi. Se ci fossimo ritirati, nessuno poteva condannarci, perché era difficile per circa 500 combattenti scontrarsi con una forza di oltre 10.000 soldati israeliani, dotati di carri e aerei. L'ultima decisione presa in comune dai combattenti fu invece di resistere, qualunque fosse l'esito della battaglia. Decidere di restare era già una vittoria. Volevamo mostrare qualcosa di nuovo, dopo tante sconfitte militari consecutive che il mondo arabo ha subito negli ultimi 20 anni. Mi ricordo bene cosa ha detto Arafat un giorno prima della battaglia. Abbiamo bisogno di una nuova Stalingrado. Gli rispondemmo allora: speriamo che Karame sia la Stalingrado della nazione araba. Una volta deciso di resistere, abbiamo preso tutte le precauzioni per respingere l'attacco e per far fronte alle truppe nemiche. Il nostro armamento in quel periodo era molto limitato. Non avevamo mitragliatrici medie o pesanti. In questo luogo si è svolto uno dei più gloriosi episodi di eroismo, di sacrificio e di coraggio. Qui ha combattuto il gruppo di Abu Sharif, finché hanno finito le munizioni, e allora si sono battuti all'arma bianca, poi con le loro unghie, fino a quando sono caduti tutti, tranne uno, il fratello Abdulillah, catturato dopo essere stato ferito gravemente. Gli elicotteri israeliani hanno tentato di far calare paracadutisti su quelle montagne dove i partigiani li aspettavano. Battaglie violente si sono svolte sulle alture e le truppe israeliane hanno subito gravi perdite, in seguito alle quali furono costrette a ritirarsi, soprattutto dopo aver perso un alto ufficiale della spedizione. Adesso di Karame non è rimasto più nulla, né case né strade. Ma queste macerie sono il simbolo della resistenza, di una nuova volontà di non soccombere, di lottare e morire in nome della dignità umana per il proprio paese. Dopo la battaglia, i contadini sono tornati nella valle del Giordano. Karame
non è stata ricostruita. Le sue rovine sono un monumento che rinvigorisce non la memoria del passato, ma la fiducia nell'avvenire. I contadini sono tornati al lavoro nelle terre e nei frutteti vicini, a significare che non lasceranno più fuggendo i loro campi, ma li difenderanno, forti dell'esempio di Karame, se il nemico dovesse riattraversare il fiume. Per dire a tutti, soprattutto ai fratelli rimasti nei territori occupati e impegnati nella resistenza clandestina, che da questa parte del fiume non vi sono più profughi, ma contadini combattenti, decisi a ricostruire la propria identità di nazione palestinese, di popolo palestinese.